Ciao a tutti, sono Master Wallace, sempre con la medaglia degli eroi, Fanno molto qui, qualcuno potrà avere dal vivo la possibilità di vedere non solo medaglia degli eroi ma master, perché già molte persone si sono iscritte al seminario, noi li aspettiamo. E il seminario ci sarà a marzo, quindi andate a vedere il prodotto nello store, è scontato fino a fine dicembre. Un'occasione unica per vedere master dal vivo, per parlare, per discutere face to face di tutti gli argomenti del culturismo. Pensate, avere master lì per delle ore e parlare con lui di tutto quello che volete. Non è un'occasione straordinaria? Vi aspettiamo. Master tra l'altro verrà in grande forma eccezionale, dato che ogni volta che metto foto nuove nel gruppo in giro, la gente è scioccata perché il fisico di master sta avendo una trasformazione eccezionale. Ma questo è un argomento che ne parleremo più avanti. Dunque, oggi vi voglio parlare di un argomento che mi è stato chiesto spesso ultimamente, ovvero perché il culturismo non è mai andato alle Olimpiadi come sport, alla pari di tutti gli altri sport. Pensate che ultimamente hanno ammesso, alle Olimpiadi di Tokyo hanno ammesso, le prossime Olimpiadi, degli sport che generalmente non ci sono mai stati, tipo, insomma, stati. Tipo il surf, il karate, lo sport dell'arrampicata e altri due o tre, quindi sport abbastanza, diciamo, mai visti alle Olimpiadi, neanche tantissimo conosciuti, però li hanno ammessi alle Olimpiadi. Il culturismo non se ne parla proprio. Cioè, fin dagli anni 1980, a i fratelli Wilder, quelli che hanno fatto Mister Olimpia, Federazione FIBB, hanno sempre cercato di portare questo sport delle Olimpiadi. Io mi ricordo quando leggevo all'epoca le riviste di Sportman, praticamente ogni mese c'era un annuncio tipo: finalmente il bodybuilding probabilmente sarà accettato dal CIO, il Comitato Olimpico. E si vedevano i fratelli Wilder che erano sempre in compagnia delle foto con dei dirigenti del Comitato Olimpico, no? Tutti da amici. Sembrava che era lì imminente, 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 non sarei mai fatto nulla. E tuttora è così. E da quello che così ho letto anche un po' in giro, che l'ultima notizia, sembra proprio che il Comitato Olimpico del culturismo, del bodybuilding, non ne vuole sapere nulla. Ci si chiede il perché. Fondamentalmente i motivi sono due, ok? Fra i due, uno è il più grave di tutti, è quello che realmente non permette l'adesione di questo sport, ma ve lo dirò dopo. Parto da un altro concetto. Secondo alcuni, secondo anche, diciamo, la visione del Comitato Olimpico, il culturismo in sé non è uno sport. Non è uno sport, è una mera esibizione statica del corpo, di muscoli. I tizi stanno lì sul palco, si girano di fianco, di lato, fanno delle pose, ma è una cosa statica, mostrano il corpo. Praticamente non c'è prestazione. Ecco qual è il punto. Il culturismo non ha prestazione. Ed è anche vero. È vero. E questo già è un grosso limite. Cioè, se non c'è prestazione, cosa dobbiamo giudicare? Cos'è un concorso di bellezza? Perché praticamente, secondo molti, è un concorso di bellezza. Tipo come quando le ragazze in bikini vanno sul palco, si girano, si piegano un po' di lato, si fanno vedere, alla fine qualcuno vincerà anche, ma non si può dire che lì ci sia stata una prestazione, no? È una mera esposizione del corpo. Qualcuno dice: sì, ma dietro c'è tutta una preparazione, gli allenamenti dietro, ma questo non c'entra niente. Ripeto, anche chi fa le gare di bellezza fa una preparazione, cioè magari si mette un po' dietro, dimagrisce, fa un po' di sport, quindi non è quello il punto. Allora, su questo punto qui però molti, come contro, per confutarlo, sostengono questo: ma esistono degli altri sport dove la prestazione, se vogliamo, in sé non c'è, o comunque ambigua, è una valutazione soggettiva da parte dei giudici. E qui si cita spesso tipo il pattinaggio artistico, la ginnastica artistica, dicono: ma lì in fondo una vera prestazione, cioè c'è, ma è valutata dai giudici, quindi non è oggettiva, come tipo i 100 metri: chi taglia per primo vince, c'è poco da giudicare, non è una prestazione
che può essere messa alla soggettività dei giudici, no? Oppure come sollevamento pesi. Però c'è da dire che nel pattinaggio su ghiaccio, se vogliamo, nella ginnastica artistica, la prestazione di fatto c'è, perché adesso quando un atleta volteggia sugli anelli o i pattinatori fanno delle piroette, sono tutte cose tecniche previste da quello sport che vengono fatte. Quindi il giudizio dei giudici è su quelle prestazioni lì che loro daranno il giudizio, ma di fatto c'è una prestazione. Quindi nel culturismo non c'è veramente niente. C'è un tizio che sale sul palco, fa quattro pose, arrivederci, grazie. Non effettivamente è difficile dar torto a una cosa del genere. Cioè, io sono d'accordo magari con chi dice che chi fa le gare di culturismo ci mette tanto impegno, passione, di fatto è anche uno sport, perché ci sono le federazioni, fanno le gare, c'è un campionato mondiale, cioè, sì, però è una cosa che rimane interna al nostro mondo, siamo un po' isolati. È una cosa veramente che per gli appassionati c'ha un senso, chi è al di fuori di questa passione non lo concepisce. E se vogliamo essere proprio oggettivi, lo ripeto, nel culturismo non c'è prestazione fisica, c'è una mera esposizione del corpo e questo non è sufficiente per definire uno sport a tutti gli effetti tali da andare al comitato olimpico, ok? Quindi qui purtroppo c'è poco da fare, il culturismo è quello. Qualcuno all'epoca aveva proposto, no, ma inseriamo anche oltre alle pose una prestazione tipo panca, squat, facciamo un misto in gara, no? Così c'è un po' un punteggio, ma non avrebbe senso, cioè dopo cosa facciamo? Ci buttiamo dentro il powerlifting, sollevamento pesi, bodybuilding, mette una cosa che non ha senso questa cosa qua. Quindi questo è uno dei motivi principali. Poi, secondo altre visioni, anche secondo la mia, il vero motivo, ma proprio vero, di fondo, che non farà mai accettare il culturismo come sport olimpico, purtroppo è l'abuso di sostanze dopanti. Adesso qui so già che molti diranno, ma che c'entra in tutti gli sport c'è l'abuso di sostanze dopanti, se vogliamo parlare del ciclismo, atletica, sport di fondo, si sa che, certo si sa, ma vedete ragazzi, le federazioni di questi sport, che poi dopo ci sia, è ovvio, loro prevedono dei test antidoping, proprio nel loro statuto federazione, prevedono dei test antidoping, no? Adesso qualcuno dirà, ma anche qualche federazione nel bodybuilding le prevede, ci arriviamo un attimo. E quindi prevedendo il test antidoping, il CIU dice, vabbè, questi atleti vengono testati, noi possiamo prendere questo sport in quantomeno c'è un controllo, no? Relativo sull'uso del doping. Bene, e difatti se voi guardate le massime prestazioni mondiali, o anche dei professionisti, dei giocatori, possiamo dire di calcio, atletica e ciclismo, il test antidoping è previsto anche fra i professionisti. Ci siete fino a qui? Bene. Ma nel culturismo, ragazzi, se voi cavate le gare così, diciamo, non dico da parrocchia, ma se voi cavate le gare, diciamo che tipo provinciali, nazionali, i veri professionisti del culturismo, quelli che fanno gare importantissime, possiamo citare l'Arnold Classic, il Mister Olimpia, qual è la più maggior gara che esiste nel culturismo a livello mondiale per antonomasia? Il Mister Olimpia, siamo fino a qui. La domanda è, in questa gara la federazione si è mai, cioè, ha mai previsto di fare un test antidoping? Anche tuttora? Per quel che ne so io, ai Mister Olimpia non viene fatto nessun test antidoping, ma proprio non viene neanche posto come condizione. Proprio a prescindere, un test antidoping non si fa. Allora, domanda: cioè, uno che sta all'esterno di questo sport, no? E dice: ma come, questi sono i migliori rappresentanti dello sport? E lì non è nemmeno previsto il test, come a dire, non lo stiamo neanche a fare perché? Ma perché è talmente evidente che questi uomini sono inumani fisicamente, che è ovvio che non sono, cioè, che non sono naturali. E cosa vogliamo fare un test? Che senso avrebbe? Peraltro, sempre secondo alcuni, facendo veramente un test serio e un po' a tutti i canoni attuali, al Mister Olimpio, tutte le gare professionistiche di culturismo, dei professionisti, lì il livello praticamente scenderebbe in picchiata. Cioè, un Mister Olimpio, infatti, il test antidoping, che cosa succede? Vengono trovati tutti positivi,
cioè non ha più senso. Al che qui si inserisce un'altra discussione che molti dicono, vabbè, facciamo questa cosa, il livello del culturismo calerà perché alla fine solamente i natural potranno fare queste gare, calerà il livello e quindi si potrebbe comunque partecipare allo sport. Ecco, questa cosa, cioè, non è ancora avvenuta, nel senso, quando un giorno forse si decideranno a fare il test antidoping al Mister Olimpia o altre gare importantissime dei professionisti e queste cose verranno portate al CIO, vedete, fa, noi stiamo facendo i test antidoping a raffica anche fra i professionisti, le massime gare mondiali, e forse il CIO potrà dire, beh, allora forse, ma vedete che in questo momento non, da parte, diciamo, così, del mondo, dell'entourage, del culturismo, non c'è la minima intenzione di fare questa cosa. E qui lo vediamo, no? I campioni sono sempre quelli, Mister Olimpia ogni anno c'è il turnover, ma sono sempre gente pazzesca fisicamente. Sono talmente pazzeschi che anche un profano se ne accorge. Cioè, se un profano, non so, vede una gara di ciclismo a livello mondiale o di atletica, per quanto sono prestazioni anche lì pazzesche, non ha la percezione del doping, dice vabbè, è gente che corre in bici, quello corre. Non hanno la percezione che ci possa essere, ma quando chiunque vede un Mister Olimpia, lo vedi, ma questo qua è inumano, mostruoso, fa questo qui è. Tutti dicono, questo qui è bombato, cioè, lo pensano tutti, ah, questi sono imbottiti anabolizzanti, perché l'immagine è quella. Quindi capite com'è anche molto negativa questa cosa. Questa qui è una cosa che il culturismo si è costruito da solo e tuttora se lo porta avanti. Perché sin dagli anni, diciamo, storici della Gold Gym, Arnold, Ferrigno, tutti i campioni, no? Lì praticamente il doping era dominante, cioè gli Anabol, quello che faceva quei fisici incredibili, no? Essere portato avanti fino adesso, in più il culturismo ha anche un'altra grave colpa, è l'unica disciplina, adesso io non lo chiamo sport, è l'unica disciplina sportiva che chi la pratica, diciamo parecchi, anche se non fanno agonismo, assumono il doping come stile di vita, l'ho già detto altre volte, cioè nessuno come culturista prende il doping come stile di vita per rimanere grossi, forti. Cioè, la maggior parte dei dopati non sono nemmeno agonisti, lo sapete anche voi, nelle palestre, chissà quanti vedete, gente bombata che nemmeno gareggia, gente che fa, la sicurezza, tutti grossi, là. Cioè, quindi davvero nel culturismo il doping viene visto spesso, purtroppo, come stile di vita, cioè io sì, mi bombo per rimanere grosso, forte, definito, e vado avanti così a oltranza, finché non so, non sto male o... O mi arrestano, o non so, non ho più soldi, la gente si bomba, c'è gente che arriva fino a 50 anni, fortunatamente se la salute glielo consente, che è ancora bombata, è iniziato magari a 20-30 anni, sono ancora lì che. Ecco, cioè, quindi capite come davvero il culturismo non ha le basi morali, nemmeno diciamo prestazionali, perché come vi ho detto non è, per molti non è uno sport, ma non ha nemmeno le basi morali per voler andare al CIO, cioè alle Olimpiadi. Perché la maggior parte degli assuntori, dei dopati, sono tanti, ma tanti, non gareggiano nemmeno, è stile di vita. Quindi il culturista viene visto come un drogato a vita, uno che assume droghe perché lo vuole fare. Non c'entra niente poi l'agonismo, la gara. Quindi vedete com'è tutto così squallido. Allora in questo contesto qua dove vogliamo andare, ragazzi? Cioè andiamo al CIO, alle Olimpiadi, ma dove? Qua se non c'è veramente una rivoluzione a 360 gradi, un cambio nelle nuove generazioni di mentalità, come sta avvenendo adesso magari col discorso del clima, no? I giovani, cioè, veramente c'è questo cambio di mentalità, si attivano, scendono in piazza, si danno da fare. Ecco, nel culturismo ci vorrebbe un cambio di mentalità del genere. Certo, nessuno scenderà mai in piazza per dire no al doping, il culturismo, vabbè. Però se veramente le nuove generazioni giovani recepissero il messaggio che il doping è la rovina non solo di se stessi, non solo di se stessi, ma proprio del culturismo in generale, e quindi faranno un percorso diverso, non si va da nessuna parte. Dicevo che comunque alcune federazioni ovviamente del culturismo fanno il test antidoping, cioè qualcuna lo fa. E questo
gli va a onore di queste federazioni che quantomeno si sforzano di contrastare il fenomeno, purtroppo non sempre con risultati ottimali, perché poi si vedono soggetti, specie andando su di livello, che insomma avranno anche superato i test antidoping, però lasciano molto perplessi. Ma questo, lasciamo stare questo discorso, quantomeno c'è il tentativo, c'è la volontà di fare i test antidoping, questo è un bene. Però vedete, queste cose qua sono limitate a federazioni, diciamo, chiamiamole minori se vogliamo, perché le grosse federazioni più importanti del mondo, le più importanti gare del mondo che vi ho citato, non è previsto il test antidoping. Quindi è questo che, diciamo, noi dobbiamo guardare la punta di diamante di questo sport, di queste competizioni, no? Quando nella punta di diamante, nel top dei top, il test antidoping non è previsto, già questo mette una pietra tombale sul fatto che si voglia lottare contro il doping, giusto? Ecco, spero di avervi fatto un po' capire la situazione generale. Io spero che voi, comunque sia, a prescindere da tutto, prendete la vera via naturale del culturismo. Quindi non seguite poi anche qui nel web, sapete che qua c'è gente che qui c'è gente che intanto possiamo dividere in varie categorie, sono bombatoni e si vede e non lo diranno mai, altri che lo sono ma mentono, dicono che sono naturali, poi ci sono anche i veri natural, perché ci sono, che sono qui, fanno, dicono la loro, e purtroppo dal punto di vista fisico sono dei mediocri. A che uno dice, io se devo, diciamo, seguire una strada come guida, assumo un mediocre natural o qualcuno che natural è andato oltre la mediocrità. E chi è che è andato oltre la mediocrità da natural? Master è qui ogni giorno che ve lo dimostra. Anche oggi andrò a allenarmi, farò delle foto dato che la forma migliora continuamente. Nel ragazzi in stato di forma di master stanno accadendo cose straordinarie, quasi innaturali, ma ne parleremo. Vi saluto ragazzi, vi ringrazio, spero che questo apra un dibattito anche nei commenti del video, e master vi aspetta a marzo, master e voi face to face vi aspetto al top.